Realizzare un sistema di monitoraggio come il Simage di Porto Marghera, che, posto nelle aree industriali e nei pressi dei centri abitati, permetterebbe di controllare H24 il valore della concentrazione di numerosi agenti inquinanti, e il parere riguardo alla questione ambientale del senatore Augustano del Movimento 5 Stelle Pino Pisani, secondo il quale i ricorsi presentati dalle aziende del polo petrochimico contro il piano di tutela della qualità dell'aria della regione lasciano a dir poco sgomenti. Paradossale invece è per il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro anche l'addebitamento del superamento dei valori limite di alcune emissioni al traffico veicolare o ad altre sorgenti emissive riconducibili a vari impianti non ben specificati. Enzo Lezza, commissario di Polizia in quiescenza, ecco, è stata fondata l'Associazione Polizia di Stato. Per che cosa? Ma per trasmettere i sani principi della Polizia di Stato e per trasmettere le modalità del buon vivere civile. Questo è il nostro obiettivo principale, anche per collaborare con le autorità dei tre comuni di Lentini, Callentini e Francofonte. Nominato il nuovo prefetto di Siracusa dal Consiglio dei Ministri, si tratta di Luigi Pizzi, 65 anni, originario di Ascoli Piceno. Pizzi ha svolto diversi incarichi commissariali in diversi comuni. A Gioia Tauro è stato presidente della commissione straordinaria del comune, il cui consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata. L'attuale prefetto, Giuseppe Castaldo, è stato destinato alla provincia di Pisa. Ecco, assessore Giusi Tuzza, oggi un evento culturale particolare nell'aula consiliare del comune. Sì, abbiamo questa premiazione, più che altro un omaggio da parte della cittadinanza nei confronti di Giampaolo Gallo, un giovane ragazzo che già ha un curriculum abbastanza sostanzioso, e riteniamo insomma di darle questo omaggio e questo riconoscimento anche da parte del nostro paese, perché più che altro è lui un orgoglio per noi stessi. È stato di recente premiato come alfiere del lavoro da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e quindi non possiamo che riconoscergli appunto questo vanto. Fa parte della scuola superiore, fa parte dell'università di chimica e ha più volte ricevuto vari riconoscimenti anche e soprattutto per i giochi di chimica nazionali e regionali. Credo che abbia anche una medaglia d'oro. Comunque siamo veramente orgogliosi di questo ragazzo. Il sindaco ci ha tenuto particolarmente a renderle questa giornata organizzata anche in sinergia con le altre scuole e in collaborazione con il Presidente del Consiglio. Vediamo che ci sono presenti tantissime associazioni di Francofonte ma anche di fuori e quindi non possiamo far altro che insomma augurargli, ecco, un avvenire florido come ha fatto finora. Per concludere possiamo dire anche che Francofonte è terra di cultura. Eh sì, diciamo di sì, più che altro cerchiamo, finora sono stati magari tutti i vari ragazzi o anche le varie personalità sono state poco valorizzate, questa amministrazione ha interesse invece di dargli il giusto merito e il giusto riconoscimento anche da parte dell'amministrazione in modo tale da dare quel sostegno e quel pregio insomma che è bene anche riconoscere a queste personalità, certamente luogo di cultura e da portare avanti e migliorare e valorizzare sempre di più. Ecco Giampaolo, parliamo di questa onorificenza che hai ricevuto da parte del Presidente della Repubblica. Il premio Alfieri del Lavoro è un'onorificenza che viene data ai 25 migliori studenti d'Italia ogni anno dal Presidente della Repubblica, in questo caso Mattarella. Riceverla è stata per me un onore e è una grande emozione. Perché ho visto diciamo, i miei sforzi riconosciuti da una carica così importante, però allo stesso tempo è anche una grande responsabilità e mi spinge sempre a dare il meglio di me ogni giorno. Ecco, quali sono state le motivazioni?
Le motivazioni sono appunto l'impegno e la costanza che noi Alfieri del Lavoro abbiamo messo nello studio e quindi le votazioni finali di ogni anno e la media finale e anche il voto di maturità. Ecco, cosa è cambiato dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica? Allora, io mi sento sempre la stessa persona, anche se appunto ho questa responsabilità in più, perché così come il Presidente e altri ci hanno ricordato, questo premio appunto è una responsabilità e soprattutto ci spinge a dare del nostro meglio, perché noi rappresentiamo il futuro di questo paese e dobbiamo portare l'Italia sempre più in alto. Per concludere, un consiglio che dai ai giovani, ai tuoi coetanei? Di essere curiosi, di impegnarsi e di non mollare mai, di inseguire i propri sogni. L'architetto Daniele Lentini, sindaco di Francofonte. Ecco, oggi una giornata particolare a Francofonte. Sì, oggi è una giornata particolare. Oggi premiamo un ragazzo di Francofonte, Giampaolo, che rappresenta l'eccellenza, che rappresenta la Francofonte che noi vogliamo, la Francofonte dei ragazzi che studiano e che si portano avanti e che facciano parlare di Francofonte in maniera positiva. Io sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose e di questo rigurgito di appartenenza, di volontà di emergere, e Giampaolo ne rappresenta uno dei modelli. Il dottor Francesco San Giorgio, presidente del Consiglio Comunale di Francofonte, ecco, un evento particolare, un evento che fa mettere Francofonte anche in primo piano. Un evento a dire poco speciale, perché questo sia di esempio a tutti i giovani che sono di Francofonte, ma soprattutto un segnale forte per quello che può essere il futuro per questo paese. Giampaolo sicuramente li rappresenta tutti, ma noi vogliamo che tutta Francofonte, la nuova generazione, il futuro di questo paese, che è sicuramente nelle loro mani, sia proprio di esempio per tutti noi prima e anche per i giovani a venire. Ecco, sindaco, per concludere, un esempio quindi anche per i giovani. Un esempio soprattutto per i giovani, perché deve essere lui il punto di riferimento, come molti altri che si stanno distinguendo in tutto, nelle discipline sportive, nella cultura, nel lavoro. Loro devono essere da traino per tutto il resto dei giovani di Francofonte, per una Francofonte che deve avere per forza un futuro sicuramente migliore.